Ciao, bentornati ad un nuovo Appena Visto. Siamo qui con la meravigliosa Sonia per parlarvi del nuovo film che entrerà nelle sale il 15 giugno. Per chi ci chiede perché vedete i film in anteprima, è perché siamo un portale di cinema, pensa un po'. Ehi, boh. Parliamo di Angry Birds. Ma magari non sapete cos'è Angry Birds. Se avete vissuto su Nettuno negli ultimi 10 anni, è probabile, non lo sappiamo. Angry Birds è un videogioco, un'app più che un videogioco. Esatto. Sì. Un'app ludica, una delle prime killer app, come le chiamano quelli che ne sanno di queste cose, che fu scaricata tipo una cosa come mille milioni di volte, perché effettivamente era divertente. Beh, consisteva sì, nello sparare degli uccelli arrabbiati contro dei maiali pazzi per liberare le uova. Angry Birds prende proprio a piene mani dal gioco, giustamente, perché tra l'altro tra i produttori e tra gli scrittori ci sono anche i finlandesi che l'hanno fatto il gioco. La Rovio. Vabbè, ma Angry Birds va di che parla. Ci trova comunque in maniera empatica con il protagonista. Questa rabbia che c'ha lui, perché effettivamente il protagonista, tale Red, è arrabbiato di default. Sempre. E infatti il fatto che sia arrabbiato di default è dato anche dal suo doppiatore, che è Maccio Capatonda. Esatto. E prima cosa, bravo Maccio, hai fatto bravo. Un lavoro veramente egregio. È stato molto criticato all'inizio la scelta di Maccio Capatonda. Alcuni critici o giornalisti che avevano visto qualche estratto invece rimasero molto colpiti, perché e giustamente è bravo. In sintesi, la sinossi è questa: c'è quest'isola di pennuti che non sanno volare, però covano tante uova, esatto, e vivono felicemente. Qualcuno di loro ha un problema di rabbia, tra cui questo Red, che viene mandato a guarire la sua rabbia. Conosce degli amici, questi tre personaggi, Chuck, Bomb e Red, intorno a loro ruota tutto il film, e loro dovranno salvare le uova che vengono rapite dai maiali. Questo è però è molto carino l'espediente con il quale si conoscono tutti. Sì, un centro di gestione della rabbia. È un gruppo proprio di escorto. Esatto, in cui moderato da una pennuta che è doppiata da Chiara Francini. Il film è prodotto da Sony e distribuito da Warner in Italia, e Sony ha un dipartimento di VFX e animazione 3D molto molto competente. Sono molto bravi, sanno il fatto loro. E anche questa volta il fatto loro l'hanno saputo. Livello di grafica non gli si può dire nulla. Bravi, avete fatto un ottimo lavoro. I personaggi sono definiti in maniera molto molto carina, soprattutto il simpatico Chuck. Sì, che poi è carinissimo, perché si sono vagamente ispirati a Quicksilver. E Chuck c'ha questo difetto perk incredibile, che praticamente fa un po' come Quicksilver, fa è sovraeccitato, possiamo dire. È uber eccitato. Ed è doppiato da Cattelan. È stato bravino anche Cattelan, sì. Complimenti anche a te, che ormai fai tutto. Vero, siamo stati all'anteprima martedì, veramente notevole. 14 giugno, sì. Era pieno di cose bellissime, cioè ci hanno regalato i pupazzi, i bicchieri, quelli, cartelloni, cosa hai, bambini in brodi di giuggiole, compresa me. Ho litigato con un bambino perché volevo il suo pupazzetto. Beh, lei è un mostro, ma questo magari è una cosa terrificante. Bene. Il film è un film che fa ridere, di base, sì. Questo è lo scopo del film e ci riesce. La prima parte è un po' di costruzione, un po' più ti introduce a questo mondo. Didascalica, sì. Loro avevano il difficile compito di porre le basi della storia, perché comunque tu dici, vabbè, ma in gioco come me lo fai un film? Ma poi ingrana ed è molto divertente, ma ragazzi. Ma perché, scusami, nel gioco non è che si spiegava perché. E devo dire che la seconda parte del film è molto divertente, è molto ritmata, di citazioni. Madonna, ci sono delle citazioni incredibili, non vi stiamo qui a dire, a spoilerare, però tipo Kevin Bacon, anzi tutte quelle che notate quando andrete poi al cinema, mettetele qui sotto. Sì, mettetecele, c'è anche l'Amleto, è vero, sì, cioè, no, c'è tutto, le gag funzionano, e posso dire che anche il finale quasi ci strappa la lacrimuccia, insomma. È una storia che racconta un sacco di ottimi ideali, di ottimi valori, la redenzione, la rabbia. Proprio a questo proposito, noi l'abbiamo visto con tanti bambini in sala, ed è un film stato fatto soprattutto e anche per i bambini. Sì, quindi la prima parte del film strizza molto l'occhio ai pupi, la seconda invece la strizza molto di più agli adulti. Agli adulti anni 80. Questa la cosa. Questi finlandesi che sono noti proprio per la loro conoscenza della cultura pop, prodotto universale, va bene per tutte le età. E infatti ce l'ha anche detto la signora Francesca Natale, che è il character designer del film. Brava, perché comunque il character design è una delle cose più toste. Dai gemelli diversi tutto. Ah, mazza, mi tronchi così. C'hai ragione, va, tronchiamo così, vai. Ricordate di seguire sempre Screen Week per essere aggiornati sul mondo del cinema. Scaricare la nostra app che si chiama Screen Week TV, dove trovate anche i nostri bloopers. Ammazza, mi ha tolto il lavoro. Vabbè.